This call is now being recorded. Buongiorno a tutti, oggi è il 24 novembre 2020 e sono le 10:15, attestiamo la presenza e l'autorizzazione alla registrazione. Presidente Evola. Sì, buongiorno, sono presente e autorizzo. Vicepresidente Mineo. Buongiorno, sono presente e presto il consenso. Consigliere Forello. Assente. Consigliere Chinnici. Buongiorno, presente, autorizzo. Consigliere Sala. Buongiorno, presente, acconsento. Consigliere Arrini. Buongiorno a tutti, presente, do il consenso per la registrazione. Consigliere Ferrandelli. Assente. Prego, presidente. Allora, intanto buongiorno a tutti. Oggi riprendiamo con la disamina di uno dei due regolamenti che è stato già calendarizzato in consiglio, e quindi chiederei a Toni Palmigiano di riprendere con la lettura. Scusatemi, prima di questo ci sono comunicazioni che qualche consigliere vuole fare prima di riavviare i lavori? No, io no. Va bene, mi pare di no. Va bene, ok, allora possiamo riprendere. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E allora, dovevamo esaminare questa proposta del 2015, proveniente dall'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali. Buongiorno, sono Fabrizio Ferrandelli, sono presente, autorizza il trattamento. Buongiorno. Buongiorno. Regolamento buongiorno. Per la destinazione e l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata di proprietà del comune di Palermo. E lo dobbiamo mettere in condivisione? Loredana, siamo nelle condizioni? Va bene, eventualmente. Io comincio a illustrare le premesse nel frattempo, che diciamo che sono libere. Abbiamo buone capacità. Quello che ha un senso guardare assieme, secondo me, è il regolamento in sé. Allora, le premesse, sì. Praticamente noi siamo regolati nella materia da un regolamento ormai datato del 2011, motivo per cui nella proposta di delibera si evidenzia che le procedure di acquisizione e assegnazione che sono previste in questo regolamento necessitano di essere riviste in assonanza e risposta ai nuovi principi di snellimento delle procedure amministrative. Quindi innanzitutto c'è un'esigenza di carattere generale, quindi di snellire gli iter. Necessitano di conseguenza anche dei tempi brevi al fine di evitare un fenomeno ormai diffuso che è quello dell'occupazione abusiva dei beni che gravano in questa situazione di limbo, quindi che non sono né più dei soggetti a cui vengono sottratti né del comune, quindi accelerare per evitare che vengano occupati abusivamente. E il tutto, diciamo, deve essere fatto in armonia con la normativa cardine di riferimento, che è il decreto legislativo 159/2011, che altro che non è meglio conosciuto come codice legge antimafia delle misure di prevenzione. Quindi quest'ultimo in particolare mette proprio in evidenza, sottolinea la necessità di programmare e portare avanti attività sociali a servizio del territorio a mezzo di questi beni che vengono confiscati. Inutile dirvi che è un atto che già era stato proposto anticipatamente nella precedente consigliatura, già erano stati ammessi rilasciati i relativi pareri anche delle proposte di emendamento, ma che adesso viene riproposto, diciamo, a voi e a una serie di commissioni competenti per materia. Voi avete già espresso parere favorevole, al pari della settima commissione, della quarta commissione e della seconda commissione, quindi tutti i pareri delle commissioni sono stati resi e sono tutti favorevoli. Parimenti il parere dei pareri delle commissioni della precedente consigliatura. Sono stati rilasciati nuovamente dalle commissioni attualmente in carica, compresa la vostra. Il parere della Ragioneria Generale è stato ritenuto non dovuto per la stessa motivazione di quello delle proposte dei comuni, in quanto non è un atto che comporta degli esborsi o degli impegni da parte dell'amministrazione. Il Collegio dei Revisori ha espresso parimenti di parere favorevole, rilevando che nulla osta all'approvazione del regolamento, e anche le varie circoscrizioni a cui è stato sottoposto il regolamento, la proposta di delibera in questione del regolamento, ha espresso parere
favorevole. Quindi, fatte tutte queste premesse, possiamo, diciamo, iniziare a entrare nel merito, se non ci sono domande particolari, proprio del regolamento in sé, che no. È composto di 25 articoli. Prego. Sì, scusami, invece penso che possa essere utile, entrando adesso nel merito, leggerlo anche con lo sguardo al regolamento sui beni comuni, perché secondo me la cosa interessante rispetto soprattutto ai fini sociali che vogliono essere valorizzati è quello di vedere se c'è armonia tra i due regolamenti, perché poi quello dei beni comuni è stato fatto successivamente, ma quello dei beni confiscati rientra anche in termini, direi... Cioè, tu ritieni che non siano armonizzati i due testi? No, no, non lo so. No, no, io ritengo che nel leggerlo, secondo me dobbiamo fare, ecco, attenzione anche a questo aspetto, perché effettivamente questo regolamento è uscito prima. E siccome quando parliamo di beni comuni, ovviamente anche i beni confiscati, nella misura in cui entrano a fare parte del patrimonio della comunità, rientrano fra questi, cioè secondo me nella lettura, ecco, dobbiamo fare attenzione anche a questo aspetto, proprio perché magari non ci siano disarmonie. Io non lo so, ecco, voglio leggerlo con questo livello di attenzione, questo volevo dire a Fabrizio, che magari può essere utile ricordarci che i due regolamenti devono armonizzarsi, non entrare condivido, contrasto. Condivido, ecco. Il tema, sì. Okay, in effetti grazie. Potrebbe essere assolutamente vero. Ok, grazie. Tony, scusami se ti ho interrotto. Sì, non è un'osservazione, è un'ottima osservazione. Perché in effetti il regolamento sui beni comuni che abbiamo già studiato, esaminato, parla, diciamo, in maniera, in termini più generici, diciamo, di calibrare dei progetti da parte della cittadinanza, di associazioni, di privati, per l'utilizzo di beni dell'amministrazione. Quindi, siccome ora qua si entra nell'ambito di beni che vengono acquisiti al patrimonio del comune, a nulla rilevando a questo fine, diciamo, la provenienza, nulla osta che, come ha fatto rilevare il Presidente, possano essere oggetto di quei progetti che abbiamo esaminato in sede di regolamento di utilizzo dei beni comuni. Quindi, secondo me, i due si vanno, diciamo, a sposare bene. Comunque non andiamo a esaminare, e magari se ci sono dei punti particolari. Qua diciamo che è più dettagliata la materia, già questo lo dico prima, qua detta a priori le quattro destinazioni, infatti lo leggiamo subito nel primo articolo, che può avere l'utilizzo, la destinazione appunto dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Quindi sembrerebbe che casomai quello l'utilizzo ai sensi del regolamento dei beni comuni potrebbe essere residuale o quantomeno, diciamo, in aggiunta a questi. Ma questo regolamento, diciamo, è molto più tecnico, molto più definito nei suoi contenuti. Vabbè, andiamolo a leggere così capiamo subito di che si tratta. Il regolamento disciplina procedura, modalità, criteri e condizioni per destinazione o utilizzo di beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, così come modificata dalla 296 del 2007, e soprattutto, come vi dicevo, il decreto legislativo 159/2011. Per uso istituzionale, uso abitativo, fini sociali, fini locativi. I principi, il Comune di Palermo, va bene, per il perseguimento di queste finalità, conforma l'appropriazione amministrativa a principi di uguaglianza, imparzialità, pubblicità, abbonamento e trasparenza. Articolo 3, destinazione. Questo valevole per tutti i beni confiscati alla criminalità organizzata. Prima che i beni di quell'articolo 1 vengano trasferiti al patrimonio, quindi questo è propedeutico, indisponibile del Comune di Palermo, l'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali effettuerà i necessari sopralluoghi producendo apposita relazione per verificare lo stato d'uso. Il sindaco e l'assessore delegato, supportato sempre dalla predetta relazione, rende il parere previsto per legge all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata. Le consegne dei beni devono essere concordate con l'Agenzia Nazionale stessa. Avvenuta la consegna, l'Ufficio Valorizzazione Risorse Patrimoniali destinerà l'immobile, ai sensi secondo le finalità di quell'articolo 48 del decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011, e provvederà ad avviare le procedure di assegnazione al presente regolamento. Quindi
prima convene venga acquisito, ci sono questi, diciamo, iter procedimentali da seguire che prevedono interlocuzione con l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione di Sezione dell'Esercito della Comunità. Ora qua entriamo nell'ambito dei singoli tipi di utilizzo, di usi, di destinazioni cui sono soggetti i beni confiscati e acquisiti al patrimonio del Comune di Barella. Il primo è quello istituzionale, articolo 4, uso istituzionale. Gli immobili acquisiti dal patrimonio del Comune di Palermo, destinati a uso istituzionale, verranno messi a disposizione degli uffici dell'amministrazione comunale che ne faranno richieste e assegnati all'ufficio di valorizzazione delle risorse patrimoniali. In buona sostanza, diventeranno uffici o sedi rappresentative o comunque utilizzati dal Comune di Palermo. Uso abitativo, articolo 5. Gli immobili a uso abitativo verranno messi a disposizione, quindi qua c'è un'equiparazione agli immobili ERP, edilizia residenziale pubblica, verranno messi a disposizione del pertinente settore ufficio che li assegnerà secondo quanto previsto dalle normative vigenti, in particolare dal regolamento sull'emergenza abitativa. Verranno concessi, parificando le fini economici, gli immobili ERP. La consegna di questi immobili verrà effettuata dall'ufficio valorizzazione risorse patrimoniali. Quindi scusami, ricordandoci il regolamento che abbiamo approvato l'altra volta in consiglio, no? Quindi questi beni confiscati, quando possono avere ovviamente un uso abitativo, si prestano ad un uso abitativo, verranno adesso inseriti in questo unico parco alloggi con una assegnazione alle tre graduatorie determinate dal regolamento che abbiamo approvato in aula. Giusto? E però qua dice ai fini economici è equiparato agli immobili ERP, quindi per il pagamento, diciamo, forfettario, esatto. Sì, l'equo canone in buona sostanza. L'equo canone. Lascia stare. Diciamo, visto un cliente mio padre, il lenocane. Sì, l'equo canone. Il lenocane. La consegna dei suddetti immobili verrà effettuata. Vabbè, sì, ok, grazie. Questo secondo me è il più interessante, i fini sociali, che è quello un po', diciamo, da cui traremo lo stesso regolamento. Che regolamenta il rapporto. Quando dice alla fine, no? L'ultimo comma dell'articolo 3, destinazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo, sono proprio queste le finalità principali perseguite, cioè quei fini sociali di utilizzo dei beni che vengono, diciamo, perseguiti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Sì. Comunque andiamo alla legge, gli immobili destinati. Puoi alzare un altro pochino, perché vedo solo un pezzo di quest'articolo 6. Puoi scorrere verso basso il corso. Sì. Oh, ok, grazie. Allora, gli immobili destinati a uso diverso da quelli di cui articolo 4 e 5, quindi niente uso istituzionale o abitativo, e 14 che sarà l'altro ultimo fine, verranno assegnati previo bando, ecco la materia diventa un po' più tecnica, come previsto l'articolo 9, quindi successivamente sarà regolamentato e scandito ancora più dettagliatamente, per essere destinati ad attività a servizio del territorio, per finalità socioassistenziali e attuare politiche di promozione culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione. Specifica ancora che questi beni non potranno comunque essere utilizzati come mera sede sociale di un'associazione, dovendosi svolgere in concreto un'attività a servizio del territorio. Quindi questo, diciamo, che è il fulcro principale di questo regolamento. Quindi non sede sociale, ma deve avere fine sociale, quindi attività. Anche sì, non mera, che non sia segnato soltanto per una mera la fissazione, la domiciliazione di un'associazione, ma che i locali vengono effettivamente sfruttati e utilizzati per attività a servizio del territorio. Quindi questo significa che può anche essere sede sociale, ma non solo quello. Non va solo bene, quello. Va bene. Io lo leggo così almeno, ma mi sembra abbastanza chiaro. Articolo 7, beneficiari. Quindi siamo sempre nell'alveo dell'utilizzo della destinazione sociale. Sensi dell'articolo 3,3 della legge 109/96, successive modifiche, va bene, quindi del decreto legislativo 199/2001, i predetti beni sono concessi a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento a chi? A comunità, anche giovanili, a enti, associazioni rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato,
a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero a cura di tossicodipendenti, di cui al testo unico della legge in materia di cime e stupefacenti senza psicotropi. Prevenzione, cura e riabilitazione di stati di tossicodipendenza di cui al DPR 309 del 90, nonché associazioni di protezione ambientale riconosciute e che manifestano il proprio interesse secondo le modalità di cui ho. Quindi la platea dei soggetti che potenzialmente possono essere beneficiari, quindi assegnatari di questi beni, come vedete amplissime, però diciamo che in ogni passaggio chi ha predisposto il regolamento ha pensato bene, correttamente, di sottolineare che si deve trattare di società, enti, associazioni che abbiano i requisiti di legge. Infatti, come vedete, per ciascuno indica il riferimento normativo che gli connota una certa, diciamo, come dire, rappresentatività, formalità di legge. Elenco dei beni disponibili, quindi questi sono la platea. Scusate, dei soggetti io mi sono che perso gli ultimi... mi sentite? Sì, ciao. Mi sono perso gli ultimi due minuti perché mi risultava che ero stato rimosso dalla riunione e non riuscivo a rientrare, quindi se potete riepilogare, mi sono perso un paio di passaggi. Niente, e non c'è nessuno della Lega che poteva farlo, Andrea, quindi credi, non c'è. E manco, era uno della Lega. Ma vedi tu, ma chi è stato? Secondo me sono questi qua di Avanti Insieme. Zitti, muti. Esatto. E siccome sono pure distratti. Stiamo esaminando il tipo di utilizzo ai fini sociali. E che sono dagli articoli 6 a seguire, una sostanza in questa eventualità deve essere previsto un bando per l'assegnazione, in modo che si possano, diciamo, destinare i beni all'esercizio di attività a servizio del territorio, finalità assistenziali, di legalità e via discorrendo. Successivamente nell'articolo 7 vengono elencati una serie di soggetti che possono, diciamo, accedere a questi bandi e quindi essere potenziali beneficiari di questi beni, e ne vengono indicati una sfilza. Quindi innanzitutto sottolineo che l'assegnazione sarà a titolo gratuito e potrà essere, diciamo, assegnato il bene a associazioni, comunità, giovanili, enti, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centro di recupero per tossicodipendenti, e arriva fino a citare tra la pletora di potenziali beneficiari anche associazioni di protezione ambientale, tutti i soggetti che però devono essere riconosciuti per legge in base alle rispettive normative di riferimento. Questo, diciamo, era l'oggetto dell'ultimo esame che avevamo. Ok, grazie. Quindi, se ci siamo riallacciati, io continuerei dall'articolo 8. Sì, prego. Articolo 8 adesso. Elenco beni disponibili. L'ufficio valorizzazione delle risorse patrimoniali, come abbiamo visto, diciamo, all'inizio del regolamento, è l'ufficio competente per materia a occuparsi di tutta una serie di aspetti applicativi. Si occuperà anche di pubblicare un elenco dei beni acquisiti assegnati sul portale del Comune di Palermo. Questo elenco deve contenere tutti i requisiti, tutti i dati di quell'articolo 48, sempre del decreto legislativo 159 del 2011, sarà aggiornato periodicamente in base a tutti i beni che vengono acquisiti, ai sensi del decreto legislativo, che è il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Quindi bando, elenco, adesso andiamo avanti. Modalità di assegnazione. L'ufficio di valorizzazione delle risorse patrimoniali, quindi articolo 9, predisporrà questo bando pubblico che sarà visionabile sul portale del Comune di Palermo e deve essere pubblicato dal proprio elettorale per almeno 30 giorni consecutivi. Il bando sarà distinto per tipologia di beni o attività e prevede una procedura comparativa basata su indicatori predeterminati o punteggi da attribuire alle istanze e iniziative che si intendono promuovere, e avrà durata almeno annuale. Quindi ogni bando che deve essere pubblicato almeno 30 giorni in una sezione dedicata di Palermo deve avere una durata almeno annuale, deve essere distinta per tipi di beni o di attività che si possono, diciamo, realizzare su quel singolo bene, su quei singoli beni. Il predetto ufficio provvederà a istruire tutte le istanze pervenute, verificando i requisiti soggettivi dei vari enti e associazioni, sempre non segue a quanto previsto dal decreto legislativo 159 del 2011.
Queste istanze saranno valutate da un'apposita commissione istituita dall'amministrazione comunale, che adotterà una griglia di criteri e punteggi specificati dettagliatamente nel bando. Questa commissione quindi predisporrà la cosiddetta long list, cioè una graduatoria, in base alle domande pervenute, e riporterà l'elenco di tutti gli aventi diritto. La predetta long list, che avrà durata per tutta la vigenza del bando, e comunque sino a quello successivo che lo andrà a sostituire, verrà aggiornata quadrimestralmente, quindi diciamo è in continua evoluzione, quindi man mano che arriveranno nuove istanze di altri enti, verrà aggiornata dalla commissione sulla base delle valutazioni dell'istruzione delle singole istanze e sulla base del criterio. Scusami, non mi è chiara una cosa, è come dire che il bando quindi è sempre aperto. Il discorso dell'aggiornamento quadrimestrale non mi è chiaro. È una long list, infatti, quella che ne viene fuori. Quando si parla di long list si parla in senso ampio, non qui, in generale, di appositi elenchi creati dai vari enti o società che se ne vogliono avvalere, dove diciamo vanno a inserire tutti i nominativi dei soggetti che si sono candidati, ovviamente in una posizione, una sorta di graduatoria in base diciamo ai punteggi, alle qualifiche, ai parametri che vengono dettati e a cui può attingere, diciamo, nel momento in cui, sempre secondo l'ordine che viene fuori, in base alle esigenze della singola azienda. La long list è questa, non è un concorso con le cadenze, le ristrettezze, le forme tipiche dei concorsi, ma è una cosa un po' più ampia e meno rigida. Quindi bando sì, ma non un bando da intendersi come avviene nei concorsi classici, ma un bando che deve dare vita a questa long list e quindi è in continua evoluzione, sì. Tant'è vero che è previsto l'aggiornamento periodico quadrimestrale. La predetta long list avrà una validità per tutto il periodo di vigenza del bando, ecco, lo specifico, comunque sino al 9, ragione devo dire solamente. Individuazione e assegnazione avverrà con provvedimento del sindaco, quindi è una determina sindacale quella che alla però fine, io non credo che questo sia possibile. Ne discutevo l'altro giorno con l'assessore Mattina. Le assegnazioni sono fatte comunque dagli uffici. Questa cosa credo che si fosse posta, che sia stata posta anche allora. Attenzione, oggi c'è il regolamento vigente, c'è vigente il regolamento 2011. Io non l'ho qua davanti, non lo so se là questa previsione non c'è. Assegnazione del sindaco. Questa è quella che allora andrà. Questa è la previsione del regolamento. L'atto politico, cioè un sindaco che si deve occupare di indirizzi politici, fa atti gestionali, è un atto gestionale. Segniamoci questo punto, ne voglio discutere anche ultimo con comma dell'articolo 9. Ok. Perché mi suona strana questa cosa. Però sembrerebbe più un provvedimento formale, Presidente, che alla fine di tutta una serie di cose che il sindaco, su cui il sindaco non mette becco, non può a cui anzi non può partecipare, cioè fanno tutti gli uffici, la commissione, e l'individuazione e l'assegnazione all'organismo beneficiario. Se no tutto quello che abbiamo letto ora non vale nulla. Comunque, ce lo siamo segnati, sì, in effetti è da approfondire, per capire il ruolo. Basta, qua finisce, diciamo, l'aspetto strettamente del regolamentativo della destinazione a fini sociali. Articolo 10. Concessione dei beni a terzi in modalità. La concessione in uso a terzi da parte del dirigente dell'ufficio valorizzazione sul patrimonio non di attività da svolgersi avverrà mediante stipula di un apposito disciplinare secondo uno schema tipo fornito all'ufficio valorizzazione di risorse patrimoniali. Esso prevede oltre i specifici diritti e obblighi delle parti anche l'obbligo, le finalità, la durata della concessione, modalità d'uso, causa di risoluzione del rapporto, modalità e controllo dell'autorizzazione del rinnovo. Quindi, se prima abbiamo visto che l'individuazione e assegnazione avviene con provvedimento del sindaco, la concessione vera e propria avviene tramite un atto che viene stipulato e predisposto e sottoscritto dal dirigente dell'ufficio di valorizzazione delle risorse patrimoniali, dove verrà indicato, diciamo, verrà contenuto tutto il disciplinare secondo uno schema tipico. Quindi finalità, oggetto, durata e quant'altro. Ora ci sono i vari obblighi a cui sono soggetti
gli assegnatari o concessionari dei beni acquisiti dal patrimonio del Comune di Palermo, che variano in base ai tipi di uso che i beni, diciamo, avranno. Partiamo dal primo, lo stesso ordine in cui sono stati trattati, quindi uso istituzionale. Vabbè, qua è semplice perché la stessa amministrazione che alla fin dei conti in soldoni si avvarrà dei beni di sua proprietà, quindi l'organismo che gestisce direttamente il bene assegnato dovrà porre nel medesimo una targa di dimensioni 30x60 cm di color bianco con scritta rossa su cui dovrà indicare, oltre allo stemma del Comune di Palermo, anche la dicitura bene confiscato alla mafia, Comune di Palermo. L'onere di richiedere al settore ufficio manutenzione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, vi compresa la messa in norma del locale. E è tutto in famiglia, in buona sostanza. Quindi è la stessa amministrazione che... Scusami, notava che non si vede bene l'immagine. Sì, io non vedo bene, cioè mi risulta un po' decentrata, può essere che è un problema mio d'immagine. Ah, no, però... Credo sia un problema di impaginazione della... perché uno ha un file, forse una scansione può essere. È storto, sì. Non è ben... Sì, è bravo il consigliere. E quindi è venuto un po'... Se io ruoto lo schermo però riesco a vedere, ruotando lo schermo riesco a prenderlo meglio. Ecco, io pure ce l'ho ruotato, quindi forse per questo non l'ho notato. Sì, è una scansione, quindi più di questo non riesco a fare. È una scansione anche di brutta qualità. Quindi ai fini istituzionali, diciamo che gli obblighi del concessionario sono molto, diciamo, contenuti, quello di mettere una targa e di dover attivarsi in caso di qualsiasi tipo di manutenzione. Uso abitativo già, diciamo, è un pochettino più articolato. Il concessionario deve, infatti qua richiamo le norme codicistiche, che sono quelle dettate in materia di locazioni, se ci fate caso, siamo in quella sezione del codice civile che disciplina le locazioni. Il concessionario, quindi colui che utilizza il bene, deve prendere in consegna la cosa, osservare la diligenza del buon padre di famiglia, nel servirsene per l'uso determinato nel contratto. Il conduttore, infatti ora parla di conduttore, non parla più di concessionario, conduttore, cioè l'inquilino. Risponde della perdita e deterioramento delle cose che avvengono nel corso della conduzione, l'obbligo di assumere le riparazioni di piccola manutenzione, le norme tipiche della locazione, l'onere ai sensi degli atti del 1609 del codice civile, l'onere delle spese per l'utenza necessaria, ci mancherebbe, alla conduzione dell'alloggio, nonché gli oneri condominiali ordinari, perché ricordo, l'abbiamo visto anche in alcuni debiti fuori bilancio, che l'amministrazione risponde soltanto per gli interventi di manutenzione straordinaria, mentre quelle ordinarie sul singolo occupante, inquilino o conduttore che sia, e l'obbligo di restituire all'amministrazione al termine del rapporto di concessione la cosa allo stato in cui è stata consegnata, anche nel caso di migliorie autorizzate e realizzate che resteranno comunque di proprietà dell'amministrazione comunale. In ultimo, l'obbligo di consentire l'accesso all'amministrazione comunale per le visite di accertamento della buona conservazione del locale e dell'osservanza degli obblighi contrattuali. Mi sembra abbastanza sociali? Sociali? No, questo è uso abitativo. Quello che dicevamo che vengono messi. E che significa? Scade la concessione, c'è un cristiano, a un certo punto se ne va. Per carità, no, certo, se accade, no, presidente, vengono affittati come immobili ERP. Questi sono quelli all'utilizzo che al pari. Che cosa intende dire quindi? Che, allora, ti ho ripreso l'articolo 5, gli immobili a uso abitativo verranno messi a disposizione del settore che li assegnerà secondo quanto previsto dalle vigenti normative e dal vigente regolamento emergenza abitativa. Quindi è la stessa cosa degli immobili assegnati dal, secondo il regolamento emergenza abitativa. E no, soprattutto fine economico. Porto, che c'è un termine del rapporto quando un cristiano muore? Concetto. No, c'è una durata. Ah, beh, ovviamente sarà prorogata, io penso, all'infinito, fino a quando il bene nel rispetto delle norme, però ci sarà un giorno. Quindi comunque può formalmente... essere anche il cittadino che non lo vuole più e ci rinuncia. Mi pare un'ipotesi molto improbabile. Però può finire anche per altre ragioni, oltre che per morto del corpo. Ok. Quindi in realtà presenta delle scadenze questo contratto, e poi di volta in volta come tutti i contratti. Ok. L'unico contratto, diciamo, che riguarda beni immobili che dura per conto la vita dell'utilizzatore, è il comodato, ma qua non siamo in ambito di comodato, qua è più assimilabile a un'ipotesi di locazione.
Locazione immobile, però attenzione, sì. Non andiamo fuori. Fini sociali, ecco che qua diciamo diventa un pochettino più articolato. Quali sono gli obblighi degli assegnatari di beni confiscati per fini sociali? Obbligo dell'utilizzo, quindi siamo al punto 3 dell'articolo 11. Obbligo dell'utilizzo esclusivamente per la realizzazione dell'attività di quella proposta di assegnazione, per cui è vietato l'utilizzo del bene per scopi diversi. Quindi non poter distrarre il bene a fini diversi da quelli, diciamo, per cui è stato assegnato. Obbligo di non mutare attività e finalità per cui il bene è stato concesso. Mi sembrano, diciamo, questi obblighi abbastanza chiari. Obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività e a temporale a disposizione di legge in materia. Anche questo mi sembra abbastanza chiaro. Onere di spese di manutenzione straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque sempre subordinata ad acquisire apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente. Quindi rispetto agli immobili utilizzati, destinati a uso abitativo, in questo caso siccome vengono assegnati a titolo gratuito, ricordiamo, l'abbiamo visto anticipatamente, all'associazione, al privato, all'ente, alla comunità di turno, se ne faranno carico, hanno obbligo di farsi carico anche delle manutenzioni straordinarie e della messa a norma degli impianti, sempre previa verifica, previa autorizzazione da parte del comune. Obbligo di ultimare entro un anno dalla consegna eventuali lavori di manutenzione, appena decadenze, quindi se ci sono dei lavori di manutenzione verranno sicuramente disciplinati nell'atto di assegnazione e c'è un anno di tempo per completarli, pena decadenza dall'assegnazione. Onere di affrontare le spese per le utenze necessarie, vabbè, nonché eventuali oneri condominiali straordinari. Quindi, ma sostanza, come se fosse il proprietario. Gli obblighi che ne derivano sono come se fosse il proprietario del bene a questo momento, fino ad ora. L'onere delle spese per le utenze l'abbiamo visto, obbligo di trasmettere semestralmente l'elenco dei soci amministratori e a comunicare immediatamente ogni modifica, variazione. E sempre semestralmente deve essere trasmessa all'ente una relazione dettagliata sull'attività svolta per sottolineare e vincere i risultati raggiunti, la rispondenza tra attività espletata e quella dichiarata nelle finalità spiegate nel bando. Quindi ogni 6 mesi deve essere comunicato quindi sia l'elenco dei soci con eventuali variazioni, sia una relazione dettagliata sull'attività svolta e sul perseguimento dei risultati, delle finalità di cui indicata al momento di richiesta di partecipazione al bando. Obbligo di esporre nei beni concessi 2 targhe, quindi non una ma 2, sempre 30x60, sempre color bianco, con scritta rossa, su cui dovrà essere in uno indicato il comune di Palermo con la dicitura bene confiscato della mafia, quindi la stessa cosa della targa da apporre nei beni uso istituzionale. Nell'altro invece deve essere indicata la denominazione del concessionario, quindi l'associazione, ente o comunità che sia. Al pari di tutti, diciamo, gli utilizzi, che sono, come detto, pur sempre temporanei, obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, liberi da cose e persone, salvo il deperimento d'uso, senza nulla pretendere non le migliorie apportate, anche in caso di revoca anticipata o qualsiasi causa. La violazione di uno di questi obblighi, questa è una norma di chiusura abbastanza severa e rigida, compreso il mancato utilizzo del bene, e ne aggiunge un ultimo, quindi il mancato utilizzo per 3 mesi consecutivi del bene, comporta la revoca di qualsiasi titolo di concessione. Ok, fermiamoci un attimo qua. Quanti articoli rimangono ancora? Siamo a metà precisi. Va bene, allora ci fermiamo a metà. Volevo chiederti una cosa, giusto per ricordare la data, quando è che abbiamo espresso parere? Per vedere se la composizione non era questa della commissione. La prendiamo un attimo. Parere favorevole 14 novembre 2017, mi sono appuntato. Volete sapere chi c'era e chi non c'era? Sì, sì, sì. La mi dovete dare un secondo, no? Forse mancavano Claudio e Toni. Sì, 2017, sì. Devo dare un attimo per andare a rivestire. Allora, presenti la presidente Evola, il consigliere Forello, il consigliere Cusumano, il consigliere Terrani e il consigliere Chinnici.
trovato. Quindi mancava il vicepresidente. Ferrandelli non c'era? No, no. Erano assenti sia Mineo che Ferrandelli. No, quando risale questo parere? La data è il 14 novembre, sì. No, è 2018, questo? Scusate, è 2018, l'anno 2018, io ho il parere qui. Quindi due anni fa. 17, scusa, perdona, 17, sì, il giorno 14 del mese di novembre, 14 novembre 2017, giusto. Ok, quindi sì, era un'altra la commissione. No, più va che bene. Altro è talmente tanto datato che... Onestamente io non mi ricordavo, lo ammetto, perché io ho copia di quasi tutte le delibere che abbiamo esitato in commissione. Sia e poi tu non c'eri, peraltro. Infatti, no, io infatti la cercavo qui sul cartaceo, nelle cose che ho a casa, l'ho cercata pure sul computer e non la trovavo, per questo non mi ricordavo. No, ma io pure di Palermo me la ricordavo. Tre anni fa. Questa cosa del sindaco. Vabbè, mal di testa. Che dicevi, non ho seguito. Poi dopo tanto tempo le cose, insomma, uno le perde un attimo di vista, quindi va bene, proseguiamo a questo punto domani. Sì. Io chiederei di procedere con la lettura del verbale. Se ci siamo segnati questa cosa del sindaco e poi siamo sempre rimasti. Non che cosa del sindaco, non ci, perché sicuramente sarà nei minuti in cui io non capisco perché ero fuori, non riuscivo a riconnettermi. No, non la sento. Sì. È l'articolo è l'8 o il 9? È l'ultimo comma dell'articolo 9. L'articolo 9 in cui si dice che è il sindaco che poi assegna il bene. Mi sembrava strana questa cosa, vorrei un attimo approfondire. Individuazione e assegnazione dell'organismo beneficiario verrà con provvedimento del sindaco. Quindi questo... volevo rivedere un attimo questo poi. Ma da quando in qua un provvedimento di assegnazione di un immobile lo firma il sindaco? Affatti. Il dirigente del patrimonio dovrebbe firmare, il capo area, o comunque chi si occupa di chi si occuperà, perché ci sarà un ufficio sicuramente istituito per i beni confiscati, perché comunque finiranno in un bacino, come abbiamo visto. Quindi istituiranno sicuramente un ufficio. Io questa cosa la rivedrei, chiederei anche, diciamo, un parere anche informale al segretario generale o comunque a chi ha scritto la delibera, visto che comunque la delibera è del 2017, quindi può essere che qualcosa è cambiato nel frattempo, qualche norma, no? No, ma infatti mi pare strano. Secondo me stona proprio, non si può fare. Ok, va bene, quindi abbiamo fatto bene ad appuntarcelo, siamo dello stesso avviso. Va bene. Procediamo per piacere con la lettura del verbale. Sì, grazie. Allora, la Presidente propone di proseguire con la disamina della proposta di deliberazione avente oggetto il regolamento per la destinazione all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata di proprietà del Comune di Palermo e chiede all'Avvocato Palmigiano di procedere con l'esposizione con l'aiuto della condivisione da parte della proposta da parte della Segreteria. La Presidente ritiene di esaminarlo al fine di individuare eventuali criticità di armonizzazione col regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. La Presidente si sofferma sull'ultimo comma dell'articolo 9. La Commissione si confronta. La Presidente chiede di procedere con l'esame degli ulteriori articoli del regolamento della proposta nella prossima seduta. La Presidente chiede alla Segretaria di dare lettura del verbale della seduta odierna. Sì, scusami Loredana, possiamo aggiungere che solleviamo perplessità sul comma 9? Sì, ho scritto. Mettiamolo che... Sì, allora forse non l'ho sentito. Sì, ho scritto la Presidente si sofferma in particolar modo sull'ultimo comma dell'articolo 9. Però non spieghiamo perché. Va bene, no, va bene. Possiamo scrivere. No. Non c'è problema. Ok, sollevando dubbi sulla legittimità di un'assegnazione fatta da un organo politico e non dirigenziale. Devi raffigurare a me con mio figlio. Non si dice a me con mio figlio.
devi raffigurare me, devi rifigurare a me, si può dire, ma che cosa? Scusate, ma Andrea, aspetta un momento. Ok, allora la commissione si confonda sollevando dubbi sulla legittimità dell'assegnazione da parte di un organo politico e non amministrativo, l'ho aggiunto. La Presidente chiede di procedere con la sala della proposta la prossima seduta. Mettiamo i voti. Presidente sì. Evola? Favorevole. Vicepresidente Mineo? Favorevole. Consigliere Chinnici? Favorevole. Consigliere Arrini? Favorevole. Allora, il presente verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. Perfetto, sono le 10.55. Sì. Possiamo interrompere la registrazione? Sì.